Ah, mancavo da un sacco di tempo da questo aiuto là. Ovviamente non lascio questo sacchetto, è rimasto qui da boh, forse un anno. Questo qui che ho messo, forse qualcuno ha messo qualcosa dentro. Nel frattempo è cresciuta l'erba, questa è una bella cosa perché rispetto a quest'estate, che l'ultima volta che ero venuto era tutto secco, che non pioveva mai. Io ho buttato un po' d'acqua qualche volta, ma giusto a scopo simbolico perché ovviamente non era sufficiente. Vabbè, diciamo che vabbè, sporca e sporca lo stesso, mi faccio una piccola pulizia però. Sono andato con l'erba più bella e poi senza le carte sarebbe ancora meglio. Vabbè, intanto oh, mi sono adottato la mia aiuoletta fuori dalla scuola. La speranza è che qualche bambino possa essere incuriosito da questa cosa. Vabbè, ho fatto una bustina di spazzatura che ho preso là, su quella lì che gestisco io. Queste qui invece le gestisce il comune. Queste qua ha messo gli alberi nuovi, ha fatto un appaltino, hanno preso dei soldini. Io non prendo soldi, non prendo niente. E un signore che stava lì con un cane un tempo fa che innaffiava questi alberelli che hanno messo. Glielo dissi, scusa, ma non puoi innaffiare anche quelli? E si scusa, chi sei, giovanotto? Lui disse, sono l'impiegato, sono l'operaio della ditta che ha vinto l'appalto per occuparsi del verde pubblico del comune di Torre del Greco. E si scusa, ma allora vedo che innaffi questi alberelli qui, non potresti innaffiare anche quella viola lì? Dice, no, quella non è oggetto del nostro appalto, diciamo, non rientra nel contratto che abbiamo firmato con il comune, il sindaco Luigi Mennella, esimio dottore della sinistra italiana. Allora, siccome io sono un coglione di merda, questa piccola violetta la pulisco io adesso, che lui la innaffia ma non la pulisce. Io ho pulito quella e vabbè, innaffio, certo non sono potente come Dio che la fa innaffiare dalla pioggia, però ogni tanto ci ho buttato un po' di acqua minerale, che tra l'altro l'ultima volta me l'hanno fatto pagare 3,70 a cassa, due casse 7 euro, 3,50, due casse 7 euro, mortacci loro, non sono andato più da quello e quindi non ho manco più innaffiato perché poi sono rimasto un po' scioccato questa cosa. E quindi adesso pulisco un po' questa violetta al sindaco Luigi Mennella. Io le farò come Mennella, basta ammollisono, è più o meno. Allora, siccome ho trovato questo pezzettino di vetro nel terreno, mi è venuto in mente, allora approfitto, tanto io taggerò il comune, come al solito loro non rispondono. Però, oppure mando WhatsApp al tenente Maiuro. Secondo me dovrebbero chiamarlo Colombo, tenente Colombo, se non è più bello. Però vabbè, lo chiamo tenente Maiuro. Allora, siccome ho trovato questo vetro, questa unnezza che sto raccogliendo, per fare un favore a Luigi Mennella, perché è di sinistra come me, allora cerco di stare dalla sua parte, è capace che mi dà qualche finanziamento pure a me, magari faccio un'associazione unipersonale, esiste? Chiedo un finanziamento a Luigi Mennella, questo me lo fa avere, guarda che ti raccolgo la spazzatura Luigi, e che poi vai a correggere la litoranea come me, quindi potresti anche, vabbè, cioè. Allora dico, ma il vetro, noi di Martiri d'Africa, dove lo dobbiamo mettere, caro Luigi Mennella? Il vetro, dove lo dobbiamo mettere? Nel culo? Io nel culo ci metterei, non so che cosa, chi. Però, volevo sapere niente, come si può fare, per fare la raccolta differenziata, la raccolta differenziata. Dove lo metto il ciuffo? In quale cassonetto si mette il ciuffo? L'albero? Volete far crescere quest'albero, se così date un po' d'acqua, piove poco, poi tutta stiva che si allaga tutto. A proposito, Luigi, qua dietro, solo pochi giorni fa vendevo un acquazzuno. Lo vedete quel toppino lì? Il toppino rotondo, quello lì lecciù, eh? Questo qua, guarda. Questo qua, penso vero. Ma il dito si vede? Ah sì, qua. Questo tombino qua, questo qua. Se io vado vicino che lo voglio alzare, ma non ce la faccio, neanche se stanno 7-8 di me, che io non è che sono fortissimo, però questo qui stava alzato da terra perché l'acqua, la pressione dell'acqua, visto che sotto è intasato, si è creato un blocco, allora la pressione dell'acqua che spingeva, che veniva da sopra alla montagna del Vesuvio, scendente sotto alla strada, che stava tutto occluso, spingeva, 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 questo zombino, fu, saltò dalla sua posizione e si trovò per strada. Ma per caso Ulisse fa qualcosa? Sa pure che stucca questo. Io mi passo una bulletta, non ho passato un bambino, voi che decide? Poi gli altri faticati in dette telecamere. Se sta scomodo, sono piccirello di. Sta scomodo, gli altri faticati in dette telecamere. Boh, no,
voglio dire a questi qua che la tigre in telecamera, tagliate i capelli, l'anime che è morto, buttate in danno cozzi, mettetevi in culo, che qua è buono, è più cirillo per voi, perché il culo posso già sfornare. Però andate un po' che ti vedo quattro vicino vicino a nato, ci sono apparato, che ho meno riuscito a fare, capito? Allora, oggi ho fatto poca pesca, c'erano poco più pescato poco. Due fravaglielli, un vario pulpotil, possano 7-8 kg cozzo. Ma mi vado a casa e mi vado a cucinare. E stasera pure mi faccio la zuppa di pesce. Buona giornata. E vedi che non sono stato neanche un quarto d'ora qua. Già hanno staccato sto coso. I modaggi già mi sono qua. Già se l'hanno inventato il sabotaggio, Che quello è il demonio, È il demonio proprio. Sporcate la natura. Non sporcate la natura, ok?